propri errori, sai, cioè, Bene Paola, quando adesso capiamo. ripeti tutto quello che hai detto, E perché non dice. c'era la registrazione. Quindi... Ripeto, sulla giornata di ieri devo dire che è stata una giornata, pur nel profondo dispiacere, molto interessante, impegnativa, ma stiamo perdendo, funzionale a imparare, a mettere in Stesse. pratica, a vedere i lati di noi che non conosciamo profondamente, a vedere anche le azioni nostre quando non riusciamo a tenerle sotto controllo. E sono contenta di averla trascorsa e passata qui perché sia funzionale a tutti noi, insomma, ecco, renderci conto delle nostre capacità, di quanto comunque sempre abbiamo bisogno dello studio più approfondito, dell'attenzione che dobbiamo mettere nell'agire e l'agire nel modo giusto, altrimenti. Poi è difficile recuperare l'errore, ma è doveroso e comunque riconoscere anche l'errore come un passo avanti, perché dall'errore si impara. E quindi credo che sia stata un'esperienza ricca per tutti, per noi, penso anche per voi a casa. E con questo voglio comunicarvi quanto è importante fare poche chiacchiere, ma impegno profondo e studio, conoscenza, proprio per evitare il più possibile gli errori, anche se da lì si impara di più. Quindi, ecco, sono contenta di essere stata qui, anche di aver passato quei momenti spiacevoli, ma di essere qui e aver imparato quello che ho imparato ieri. Penso che impariamo tutti, Paola. Paola, perché pure io quando ho chiamato il 112 posso assicurarti che è stata una esperienza per me, anche se l'avevo già fatta altre volte, ma partita in maniera diversa. E sentire l'alterazione dall'altra parte, mentre tu invece stai, almeno sei ferma. E quindi dopo la terza volta, la quarta, che ha capito che non era banana, e nonostante avessi cercato di fare un interrogatorio, ha abbassato i toni. A me è servito per me perché, come diceva stamattina in uno dei due audio questa mattina, Valentina, la fermezza, perché non serve l'aggressività, ma la fermezza di quello che io voglio che tu capisca. E quindi dall'altra parte si abbassano, credimi. Quindi Paola è valsa per te, è valsa per me che sono in mezzo, e Valentina lo sa da tanto tempo, nonostante le mie titubanze, però è sempre tutti i giorni, e questa esperienza di ieri e di oggi veramente, parlo a me personalmente, è tutta scuola, è tutta scuola. E vi ringrazio per questo, perché è tutta scuola che state facendo gratuita. Infatti è proprio un allenamento per tutti e lo è stato anche per me. Concordo pienamente. Toc toc, si può? No, No, ora basta! io e Paola la devo. No, 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 vabbè, tanto la vengo a Quando è baciare, poi me domani la te la sfumazzo abbracci, te la tutta. asciughi e gli dici che gli sei vicino. Zitto, ora che abbiamo da No, vabbè. studiare. Zitto. Ah, vero, hai Allora. ragione. Allora, scusa, scusa, me lo dici. Silenzio. Posso raccontare un'esperienza appena appena vissuta? E allora va bene. Sono scesa ora da un autobus e durante tutto il tragitto il conduttore era lì col suo cellulare
maneggiando il cellulare, posizionandolo su un film, su qualcosa che voleva vedere, distraendosi dalle fermate che doveva fare e ovviamente anche dalla guida. Allora io non ho filmato niente, non ho detto niente. Ora scendendo gli ho detto: guardi, io di tutto quello che lei ha fatto non ho registrato niente questa volta. Le suggerisco di fare attenzione a quello che fa, a guidare in sicurezza. Dico, la prossima volta portate la denuncia. Mi ha ringraziato e si vedeva che era proprio con la coda fra le gambe. Però cioè, modo in più per coscienziare la gente. E lui ha fatto proprio quello che voleva con la gente sopra l'autobus. E ecco, avevo piacere di dirlo perché sono scesa in questo momento e volevo condividerlo con voi. Grazie. Allora, in merito agli errori e al loro superamento, perché tutto si supera e non c'è l'impossibilità di rimediare a quegli errori, o almeno ci si prova, sono state inviate delle attestazioni in tarda mattinata, quindi dopo 24 ore dall'azione di persecuzione e dall'intimidazione che è stata prodotta dagli agenti nella giornata di ieri, tutti hanno scritto. Prima di andare alla vostra scrittura, quindi quella che è la diffida di ognuno delle testimoni e della persona lesa, vi mettiamo al corrente di quello che è stato invece il documento consegnato ieri all'interno dell'edificio come secondo invito ad un incontro. All'attenzione la visione del signor nome e cognome. In qualità veste di questore della stazione di Grosseto, io Valentina Fusco, corpo diplomatico apolide, come da mia identificazione allegata e depositata in tutti i registri degli organi di pubblica sicurezza. In virtù della legge sulla pubblica sicurezza 1931 senza modifiche ancora vigente. In ottemperanza e conferma del mio documento antecedentemente depositato illo tempore sempre agli stessi organi. In applicazione dell'esercizio costituzionale ancora vigente senza modifiche. In virtù del diritto di non privazione della capacità giuridica e del nome. Esercitato con la scelta di rigetto e disconoscimento del diritto di cittadinanza e nelle mie piene facoltà di intendere e volere, la riappropriazione della polidia, status giuridico, ratificato in Italia dalla Costituzione nella Costituzione il 1962. Considerato quanto sopra, il precedente invito ad un incontro, lo stato di necessità nel quale versiamo da presidianti, in seconda richiesta la invito ad un incontro conciliatore e risolutivo secondo e in applicazione della legge sulla pubblica sicurezza sopra citata e riconosciuta. Abbiamo PEC ad momento, ad oggi nessuna PEC. Quindi non c'è nessuna risposta, però è stata consegnata alle 22 di ieri sera circa, quindi c'è ancora tempo fino alle 22. In caso contrario ci saranno altri due invii che ovviamente vi metterò in conoscenza domani. Parte Paola con la sua scrittura ed è la parte lesa. Oggetto querela. Io sottoscritta Paola Tollio, codice fiscale, nelle mie piene facoltà di intendere e volere, nell'esercizio dei miei diritti, in virtù degli atti depositati, in qualità di presidiante in stato di necessità e bisogno di dimora mobile, considerato i tentativi di intimidazione e circuizione
delle forze dell'ordine come lesione personale. In virtù dell'azione delle forze dell'ordine, polizia, al parcheggio auto e camper davanti ai vigili del fuoco, in località Piazza Spalatucci, ad auto su stallo in sicurezza senza nessuna comunicazione. Due pattuglie targa M7558 e M2388 si dirigono verso il parcheggio. Sei uomini in divisa, quattro uomini e due donne, cinque persone in borghese, tre uomini e due donne, uno in registrazione, non identificatisi ma riconoscibili. Viene verso di me un signore in borghese, mi prende sotto braccio, mi sposta di 6 metri intimandomi di allontanarmi dalla loro zona di azione, altrimenti mi avrebbe fatto portare via. Continua per 50 minuti circa con tentativi di intimidazione e circolazione fino a produrre la mia identificazione a conferma del loro verbale, non in coerenza dei dati di fatto. Visti i tentativi formulati di intimidazione, visti gli atti depositati, viste le condizioni nota, diffido ad agire in legge, considerata la premeditazione nei confronti delle presidianti, nei confronti miei e delle presidianti, qualora vi siano azioni non in legge, sarò legittimata alla denuncia. Io, Sabrina Pedrocco, Corpo Diplomatico Apolide, Codice Fiscale, in quanto testimone attiva dei fatti accaduti il 6 novembre 2024 alla signora Paola Tollio nel parcheggio antistante la stazione dei Vigili del Fuoco presso Piazza Giovanni Palatucci, quando due volanti della polizia targate si dirigono dove le auto dichiarate dimora dei presidianti, come da documentazione depositata, sostavano parcheggiate in area di vita in sicurezza. Vista la condizione nota a questi uffici, in cui 9 persone versano da ormai 7 mesi, visti gli atti già depositati e registrati in ottemperanza della legge sulla pubblica sicurezza 1931 senza modifiche, presso le autorità di polizia sul territorio, in virtù anche dell'atto inviato dalla signora Paola Tollio il giorno alle ore. Oh, cazzo. Guarda, sei in diretta. Non l'ho scritto allora. Cosa? Il giorno alle ore. Vai avanti. Ecco. Visti i tentativi formulati per dissuadere noi presidianti dall'agire in legge nell'esercizio dei diritti individuali, 4 uomini più 1 in registrazione, 2 donne, alcune in divisa e altre in borghese, si rivolgono a noi senza identificarsi, minacciando di sequestrare il mezzo. Considerata la premeditata esecuzione di polizia nei miei confronti e di tutte le presidianti avvenuta in collaborazione con altri soggetti non conosciuti ma riconoscibili, di cui dispongo registrazione video a testimonianza dei fatti e disponibile su richiesta del giudice, invito, segnalando in ultima istanza, di prendere coscienza e conoscenza di quanto è stato depositato come previsto da legge costituzionale 1948 senza modifiche. Qualora dovesse essere rimosso il mezzo o dovesse reiterarsi tale premeditazione, sarà legittimata la denuncia. Grazie, bravissima. Io, sottoscritta Nicoletta Ginessi, Corpo Diplomatico Apolide, sono testimone il giorno 6 novembre 2024 alle ore 15:30 circa
del parcheggio adiacente alla stazione dei Vigili del Fuoco di Grosseto, dell'arrivo di due volanti, 5 uomini di cui uno in registrazione, 2 donne, alcune dei quali in divisa, si accingono alle macchine parcheggiate in uno spazio che non disturba il traccia, il passaggio e dichiarate dimore mobili in supporto a noi presidianti da 7 mesi sul territorio di Grosseto. In premeditazione, oltre che in violazione dei diritti e della libertà di ogni cittadino, si agisce nei confronti di Paola Tollio senza identificarsi, minacciando il prelievo del mezzo, nonostante tutte le comunicazioni già agli atti riguardanti il mezzo in sua custodia e possesso. Diffido dall'agire non in legge nel caso di rimozione del veicolo. Dovesse esserci reiterazione del reato di premeditazione, sarò legittimata alla denuncia. Oggetto testimonianza attiva. In qualità di testimone, io sottoscritta Giovanna Ines Gabusi, Corpo Diplomatico Appolide, Codice Fiscale, presidente da 7 mesi sul territorio di Grosseto, comunico i fatti accaduti in data 6 novembre nei pressi di piazza Giovanni Palatucci alle ore 15:20 circa quando, nonostante le attestazioni e comunicazioni precedentemente depositate, nonostante aver già comunicato alle forze dell'ordine che i mezzi adiacenti la piazza fossero beni di primaria necessità delle presidianti, parcheggiati in sicurezza e senza nessuno a bordo, vi sia stata premeditazione nella messa in atto di un'azione non legale volta al prelievo di uno più mezzi, promossa da 4 agenti della polizia in divisa, 3 uomini e una donna, a bordo di 2 volanti targate e da 6-8 uomini in borghese riconoscibili ma che non si sono identificati, che non hanno comunicato attestato in virtù di cosa agivano, visto l'aver coercitivamente prodotto intimidazione e violenza verbale nei confronti della signora Paola Tollio. Visti i fatti, tutta la documentazione pregressa e la condizione in essere, diffido chiunque ad agire contro la mia persona, le presidianti o i beni di nostra proprietà, poiché sono stata intenzionalmente portata ad uno stato di necessità ormai ben noto che ci vede costretto a dormire in auto ledendo diritti e principi fondamentali della persona. Per i fatti citati, avviso che se verranno prodotte ulteriori azioni a mio danno, sarò legittimata a denuncia. Come preventivamente avvisato agli agenti intervenuti in mia tutela, comunico la presenza di materiale audio-video a disposizione di eventuale richiesta. Testimonianza attiva. Oggi, 7 novembre 2024, io sottoscritta Rosanna Meneghello, Corpo Diplomatico Apolide, Codice Fiscale, in virtù della comunicazione che la signora Paola Tollio ha inviato a conoscenza di tutte le forze dell'ordine, il 2 novembre 2024 alle ore 23:17 con oggetto attenzionamento, nel possesso del suo veicolo, posizionato in sicurezza nel parcheggio che fiancheggia Piazza Palatucci, come dimora mobile per il presidio in essere dal 2 aprile 2024 in Grosseto e di assoluta, scusatemi ma ho la lente e vedo poco, e di assoluta necessità per me e per tutti i presidianti, in qualità di testimone attiva, nella consapevolezza di quanto espresso dalla legge vigente, senza modifiche, denuncio quanto successo il 6 novembre 2024, dove premeditatamente dinanzi ai veicoli, alle ore 15:25 circa, hanno fatto irruzione 2 pattuglie della polizia, circa 7 agenti, con registrazione, senza una comunicazione scritta e senza identificarsi, hanno circuito la signora Paola Tollio mettendola intenzionalmente in uno stato di confusione, fino a costringerla ad identificarsi. Diffido quindi il prelievo del veicolo, in caso contrario sarò legittimata a produrre denuncia. Arrivo. Testimonianza attiva. Io, Anna Maria Fabris, Corpo Diplomatico Apolide, nelle mie piene facoltà di intendere e di volere, sono a testimoniare quanto da me visto ed udito a favore di Paola Tollio. In virtù delle depositate dichiarazioni di Paola Tollio via PEC di possesso del veicolo targato di attestazione relativa alla non obbligatorietà, come legge prevede,
della copertura assicurativa e del pagamento del bollo, della disponibilità del suddetto veicolo come dimora mobile dei presidianti Apolidi in piazza Giovanni Palatucci Grosseto, nella facoltà di esercizio del suo diritto di presidio. Presente in presidio dal 2 aprile 24, attesto ancora una volta un'azione intimidatoria accaduta nel contesto della nostra critica situazione di vita ai danni della cittadina Paola Tollio. In data 6 novembre, dalle ore 15.40 circa, almeno 7 agenti della Polizia di Grosseto, accorsi presso l'area antistante la caserma dei Vigili del Fuoco, iniziano un'azione non ben definita né motivata nel chiaro tentativo di spaventare, intimidire, minacciare i soggetti Apolidi presenti e la signora Paola Tullio in particolare. Senza un'iniziale identificazione, armati si avvicinano alla già scossa e confusa Paola Tullio e la interrogano sui suoi dati personali sensibili, volendo risalire alla proprietà del veicolo in suo possesso in quel momento, parcheggiato correttamente su di uno stallo nell'area suddetta, con motore spento e nessuna persona a bordo. In considerazione di quanto attestato, esorto la non ripetizione di analogo immotivato approccio minaccioso recante disturbo alla sua barra nostra persona, azione che mi legittimerà alla denuncia sui rei. Parla solo. Oggetto, testimonianza attiva. Io, Licia Borsari, nelle mie piene facoltà fisiche e mentali, in qualità di testimone dei fatti accaduti il 6 novembre 2024, ore 15 circa, presso il piazzale Palatucci, antistante la questura di Grosseto, dichiaro che l'intervento delle forze dell'ordine risulta essere stato a tutti gli effetti una condizione di premeditazione, in violazione dei principi fondamentali dell'uomo, ai danni dei presidianti sul territorio grossetano, di cui anch'io facente parte, ed in particolare ad una di noi, Paola Tollio. I poliziotti armati erano accompagnati da persone in borghese non identificatesi, in tutto almeno 8, con l'addetto alle riprese. Sono state compiute da parte degli agenti azioni intimidatorie, mettendo in confusione e pressione psicologica Paola Tollio. Sono in conoscenza delle comunicazioni riguardanti la cessazione del pagamento bollo auto e copertura assicurativa auto, non essendo previsto in Costituzione. È stata fatta precedentemente comunicazione alle forze dell'ordine che le auto in nostro possesso sono mezzi di necessità. In merito a quanto sopra descritto, ribadisco la situazione disumana in cui versiamo, con diffamazioni, discriminazioni, violenze fisiche e verbali, e diffido il prelievo del veicolo. In caso di ulteriori violazioni e violenze, sarò legittimata alla denuncia. Io ancora una volta devo ringraziare tutte voi, perché il salto di qualità che è stato prodotto sia nella scrittura sia nella velocità della stessa, anche se proprio non siamo arrivati ancora, è però impressionante. Quindi vi ringrazio tutte, ok? Grazie a voi. A questo io voglio aggiungere una cosa. L'esamina dei dati di fatto rispetto a quello che si suol dire, ma la proprietà del mezzo esiste o non esiste? Paola è ancora cittadina italiana. E quando ha cominciato a dire basta, mettendosi in legge, una delle condizioni che voleva chiarire della sua persona era dell'utilizzo di un mezzo che, con una sentenza di un giudice, ne ha detto ai lavori, mi state a sentire? Sentite bene? Mi raccomando, ripeto, mi raccomando, a chiusura della diretta tornate indietro e pigliate nota. Paola aveva con sé una sentenza di un giudice che dichiarava la perdita di possesso del mezzo di un ex marito. Quanti ne avuti di mariti? Uno. Quindi di quello. Ah, due. Però di quell'altro. Vabbè. Di uno. Tanto i mariti vanno e vengono, Paola, non ti preoccupare, sono le macchine che restano, i mariti vanno e vengono.
Come vedi, le macchine restano, i mariti vanno, quindi va bene così. Oh, scusate, addetti ai lavori, magari vi perdete qualche pezzo, questo tagliatelo e tornate indietro. Dicevo che Paola aveva con sé questa attestazione di un giudice della perdita di possesso del mezzo. Ripeto, perdita di possesso del mezzo. E uno dice, ma la perdita di possesso la puoi fare solo contestualmente o all'esportazione o alla demolizione. Paola, quanti anni aveva questa sentenza? Un anno e mezzo. La luna nera. Un anno e mezzo dove questo mezzo circolava sul suolo italico. Ma com'è sta cosa? Che succede? Chi ha controllato? Nessuno. Eppure c'era una targa. Eppure era un mezzo immatricolato. Eppure è un mezzo del PRA. Eppure c'è una sentenza di un giudice che c'è la perdita di possesso. E com'è che per un anno e mezzo sto mezzo? Un anno. Abbiamo fatto il compleanno. Va bene uguale. Un anno e mezzo siamo là. Gli abbiamo fatto il compleanno e l'abbiamo benedetto. Fatto sta che questo mezzo ha continuato a circolare. E chi ha controllato? Nessuno. Ma come? Un giudice non ha subordinatamente a quell'atto predisposto anche o la demolizione o l'esportazione. Quindi chi è che ha sbagliato? Il giudice o chi non ha controllato? C'ho una terza opzione. È legge. Cioè è legge perché in realtà per legge esiste la perdita di possesso. Poi che fine fa il mezzo? Boh, chi lo sa? Viene venduto, viene affittato, viene noleggiato? Oppure incustodito, viene utilizzato? Quindi per un anno sto mezzo è stato incustodito. Un po' l'ha utilizzato Paolo, un po' lo dava anche al marito futuro. Ma cioè, ogni all'amante, no? Ogni tanto ad amici. Questo mezzo è andato un po', ha fatto un po' mezzo... Giro del mondo. No, è stato un mezzo del mondo, un mezzo strumento del mondo. C'è chi ci ha suonato, c'è chi ci ha, vabbè, andiamo avanti. Viaggiato. Scusate, ha detto i lavori, però noi purtroppo siamo così, quindi ve la prendete un po' così la cosa. Dicevo che questo mezzo, quando Paola ha cominciato ad agire in legge, andava inevitabilmente stabilito di chi fosse. Quindi abbiamo prodotto attestazione quando? Mi sono scritta la data, ma a febbraio mi pare. Sì, anche per me. Siamo a febbraio, quindi all'incirca ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, quattro mesi dopo inviamo agli organi di pubblica sicurezza attestazione in merito a chi fosse il conducente, il possessore e il proprietario di quel mezzo, allegando la sentenza. Quindi siamo stati noi che abbiamo detto, questo mezzo che quattro mesi fa nessuno se n'è preoccupato, vi diciamo che è di... E quindi Paola si è ufficialmente in legge appropriata del mezzo. Febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, siamo a novembre. 9 mesi. 9 lunghi mesi. 9 mesi. Dai Paola, di la verità, sto mezzo è stato chiuso dentro a qualche parte. Dai Paola, a un certo punto tu ti sei arresa e hai detto, è meglio che mi nascondo, anche se ho fatto le attestazioni, però lo chiudo e non lo utilizzo più. 20.000 chilometri in 9 mesi.
Sì. E allora Pallora, mi sa che qui c'è qualche problema. Il problema è che voi dovete fare pace col cervello, io ve lo dico, signore addetti ai lavori. E vi consiglio sempre di mandarmi via, perché più sto qua e più non so quanto faccia conto. Quindi, se 9 mesi di attestazione certificata di quella che era la condizione di quel mezzo non è fregato a nessuno. E poi, nonostante il bollo non pagato da gennaio, e poi dal 17 settembre che l'assicurazione non c'era più, il 6 novembre, ma voi che stavate a fare? Una girata? Perché io ho capito che siete detentori del primato in scenografia pubblica e quindi voi mettiate in campo cinema all'aperto e sempre con i soldi pubblici, però, perché io lo vorrei ricordare, perché ieri per fare quella manfrina che avete fatto sono stati spesi dei soldini, che l'avete detto ai cittadini italiani. Ci mancherebbe, perché ai cittadini italiani mica si dice sta roba. Loro non se ne fregano, voi non glielo dite e si va avanti, no? Ecco, invece voi avete speso ulteriori soldi pubblici per fare quella manfrina di ieri, che non vi è andata nemmeno a buon fine, perché voglio dire, per legge il mezzo non lo potevate portare via. Detto questo detto, potevate soltanto estorgere un consenso intimidendo e circuendo Paola. È vero, ripetiamo, ci siete riusciti. Ma non lo so quanto vi possa andare a genio tutta la valanga di attestazioni che vi sta arrivando. Vediamo se nonostante gli ulteriori aggiornamenti in merito a ciò che avete prodotto ieri vi sentite di fare un'azione di sequestro. Soprattutto in virtù di tutto il pregresso. O volete che ve lo ripeto? Dico solo 2 dati. Sentenza del Tribunale del giudice di perdere possesso, 1 anno di mezzo che non è stato né demolito e né esportato, e assenza di copertura assicurativa e bollo già antecedenti. Ah, l'ultimo dato. Avevamo già attestato di chi era il mezzo. No, era giusto per dirlo. Considerazioni in merito? La parola a voi. Silenzio è dovuto dal fatto che non avete parole, dal fatto che sempre di più rimanete sconvolti, da che cosa è dovuto il vostro silenzio? Perché io in questo momento mi aspetterei, wow! Ma ancora un altro gol, un'altra palla in buca, ma ho capito perché tu vuoi tanto quella stanza, non dello studio, non mi interessa più, quella non me ne frega più, quella stanza del tribunale, ora ho capito, ma te c'è da portare un sacco di roba, ma tanta, ora ho capito, non volevate dire, no, cioè i presenti non vogliono dire questo? Ma Valentina, a me sembra appunto che ogni volta che c'è una palla in gol aumenta la dose per loro di cercare disperatamente di allontanare quel momento. Questo mi viene in mente. Eh sì. Già. Siamo ancora qua. Già. Sì, ma è anche vero che se continuano a tenerle lì viene fuori tanta roba, che qua stiamo veramente stiamo divertendo. Tanta merda. Vabbè, non volevo dirlo. Lo dico ci siamo io. Capite. Io prendo la licenza della qualunque, quindi lo dico io. Beh, nel Far West mettevano le taglie.
cioè ci manca solo che ci troviamo i manifesti con su scritto wanted, con la taglia, per togliere dalle palle questi... Ma io credo che ci possano arrivare, io ve lo dico, e mi sto sfidando su questo, perché comunque la mia mezz'ora d'aria me la prendo da sola, nonostante loro siano lì e mi vengono dietro, oppure io ora ho adottato un sistema, lo faccio quando loro mangiano, li ho fregati, siccome negli altri momenti mi seguivano, allora adesso ho adottato il sistema che mentre mangiano, io vado perché vi metto al corrente che mi sono concessa il gelato. Gelato e noci, poi qualche volta anche la frutta, quindi ho aggiunto qualcosa al digiuno. E perché è giusto, devo avere rispetto più che della mia persona, perché io ce la faccio, però delle mie sorelle che quando mi vedono che non sto benissimo si preoccupano e quindi... ho deciso di aggiungere, oltre a cose liquide come il brodo, le passate di verdure, la frutta, il gelato. Il gelato fa male. Scusi, puoi ripetere per favore? No, scusi, spengo il microfono, aspetti un attimo. Fa benissimo il gelato. Non avevo dubbi che facesse bene, anche se faceva male non me ne fregavo. Qui c'è una gelateria fantastica, proprio dietro la questura. L'unico gelato che riesco a mangiare fino in fondo è proprio quello che c'è in questa gelateria e quindi ecco per quale motivo sono stata tentata e quindi... mi sono concessa il gelato, quindi quando loro mangiano io dico che vado a mangiare il gelato e me ne sto fuori mezz'ora e loro stanno fermi lì perché devono stare vigili e ora leggeremo vigile, perché quando ho detto dovete essere vigili una mia sorellina mi ha detto vigile no, dimmi tutto ma non vigile. E allora io le ho detto, ora leggeremo vigile e capirai perché ti ho detto che dovete essere vigili. E tra altre cose la mia sorellina ha avuto un'idea fantastica, ma non ve la possiamo svelare al momento. Sappiate solo che la prossima settimana sarà scoppiettante per diversi motivi. Non diciamo nemmeno questo qui. Diciamo che la prossima settimana... anche perché non lo dobbiamo dire agli addetti ai lavori, se la devono proprio ritrovare, come stamattina, che non se l'aspettavano e hanno visto il bancarello come che facevano di fronte. Loro non se l'aspettavano, hanno visto sto bancarello, io che facevo le dirette così di fronte al palazzo, no? E si sono messi le mani così. E quindi anche la prossima settimana preparate gli addetti ai lavori perché ci saranno... altre sorprese e cotillon. E basta, vado a leggere vigile. No, chi di voi voleva dire qualcos'altro? Io. Aspetta che mi allontano dalla cassa. Allora, aspettate un attimo. Elias, Paola, Luigi, perché ho visto che eravate in tre a parlare. Elias, Paola e Luigi. Mi sentite? Buonasera a tutti ragazzi e ragazze. Ciao Val. Allora, io ho apprezzato molto il messaggio di Stefano l'altro ieri o stamattina, mi ricordo, dove appunto lui, come me, ha fatto servizio militare, anch'io sarei un ex militare, appunto, come dice il foglio di congedo, e mi stupisco che comunque chi vede, chi ha fatto il militare, chi ha fatto comunque qualcosa nelle forze dell'ordine, non gli venga lo schifo
per il fatto che stanno praticamente disonorando la divisa, disonorando quello per cui chi c'è passato l'ha fatto per un determinato motivo in cui credeva di farlo per il bene della nazione e per il bene del prossimo, diciamo. Quindi sta cosa qua a me veramente mi duole, perché ero talmente orgoglioso che mi fa cambiare, cioè sto fatto che non ci sia nessuno da dentro che dica qualcosa, cioè sarebbe da invadere il sindacato di polizia, da tempestarlo di lettere, richiami, reclami, quello che è, perché è strano che loro si lasciano praticamente che comunque questi video vanno in giro, giustamente, si condividono, qualcuno li vede, prima o poi qualcuno si farà delle domande, perché non si può pensare che stiamo diventando come la presunta polizia violenta americana, per esempio, no? Per alcune discrepanze che ci sono. Quindi se loro vogliono passare questo messaggio, mi sa, è meglio che perlomeno facciano un comunicato dove prendano le distanze, ma vedo che non si azzardano proprio a dire niente, il che la cosa è molto più grave. E quindi fa mettere dei dubbi a chi era stato di servizio nel sapere cosa sono diventate le forze dell'ordine. Non sono più le forze dell'ordine, diventano le forze del disordine, così. E allora capisci molto di più del perché ci sono determinate situazioni che sarebbe semplice risolvere dispiegando appunto le forze dell'ordine in un determinato modo, e delle situazioni che invece sembra impossibile capire perché, però effettivamente tra le crisi economiche, i problemi che dicono questo e quello e quell'altro, siamo senza forze, senza mezzi, senza soldi, questo e quell'altro, però alla fine siete sempre lì. È strana sta cosa, no? Era tutto molto strano, perché non può andare tutto male, non può, cioè, anche qui in Spagna è scoppiato lo scandalo che praticamente stanno insegnando i soldati a rispondere quando gli chiedono perché non hanno agito prima che arrivasse prima del codice arancione, che comunque era già praticamente rosso, e sta girando lo scandalo che praticamente stanno istruendo i poliziotti a dare una risposta per evadere la domanda. E quindi tutti gli spagnoli, valenziani e anche quelli di Barcellona adesso sono tutti incazzati, che preferiscono aiutarsi fra di loro piuttosto che chiedere aiuto alle istituzioni, perché non si fidano più, così anche come delle divise, quelle poche divise che hanno agito, ma le altre che non si muovono e che rispettano degli ordini che non sono eticamente corretti in un momento di emergenza, vogliono veramente incendiare gli animi e non si capisce perché. Quindi la stessa situazione che più o meno nel piccolo, Vale, tu stai evidenziando, e comunque sarebbe anche nel grande, c'è anche all'estero, in una versione o nell'altra. Va bene, grazie. Buonasera, volevo aggiungere. Tizi, aspetta un attimo, c'è Paola, poi c'è Luigi, poi Tiziana. Sì, adesso io mi sento un po' stupida, volevo fare una battuta. Nel senso che sono appena entrata e ho sentito che tu mangi il gelato, ecco. Tu sai che è da 7 mesi che io non mangio un dolce, né pane né dolci, e forse solo per questo dovrebbero sbloccare questa benedetta situazione, ecco. Era solo una battuta. Grazie Paola. Fine settimana vedrete. Ora questa è una minaccia? No, dimmelo, una minaccia. Una dolce minaccia. Luigi, volevi parlare tu? Sì, scusa, ciao Valentina. Tutto fuori tema. C'è un fermo di una polizia locale che pretendono certi documenti. Cosa vi lascio? Mi puoi dare una mano? Cioè, in che senso ti devo dare una mano? Perdonami, Luigi. Non credo che hai sbagliato chat, forse. Ha sbagliato popolo? Mi sa di sì. sì, capito. Mi sa che ha sbagliato parrocchia.
No, scusa, Valentina, ero venuto giù da te a farmi fare anche un'assistenza. Ma ti ho anche detto tante cose quando sei venuto in consulenza. Sì, certo. No, siccome quindi qui, chiamare in questo momento, entrare dopo che io non ti ho mai visto spesso essere presente nelle chat, quindi nella conoscenza, nello studio, e intervenire in questo momento che tu teoricamente sei in un fermo e io dovrei farti la consulenza in accompagnamento durante la chat dove tutti stiamo parlando d'altro, mi sembra un po' particolare e singolare come condizione, non credi? Sì, no, che volevo intervenire, poi è successo questo, solo per questo, scusate. No, mi dispiace per te. Tiziana, vai! Buonasera, volevo rispondere a Elias, che tu tempo fa hai letto delle gazzette che era un progetto europeo. Quindi non è solo in Italia questi cambiamenti per le forze dell'ordine. Poi... Esatto, grazie, sì, Tizi. Prego, prego. E poi ti volevo chiedere, ma di domenica è aperta questa gelateria? Questa gelateria fa festa soltanto il lunedì. Poi anche ieri mi ha fatto sola, nel senso che io sono andata, che già il lunedì ero stata senza, vado lì fuori, mercoledì 6 chiuso, mercoledì 6 era, vero, ieri era 6, mercoledì 6 dopo quello che era successo, sì. O prima, quando sono andata, prima di quello che succedeva o dopo? Prima perché mangiate voi e io vado a mangiare il gelato, prima. Prima che succedesse tutto, secondo me anche quello era un segnale, e poi la mattina non mi ero sentita bene, avevo avuto già dei segnali e vado lì, ieri mi ha fregato, però in realtà l'unico giorno di festa è il lunedì, ma la domenica è aperto, ce l'andiamo a mangiare insieme? Un bacio. Un abbraccio, ti volevo dire che questa è la prima diretta che riesco ad essere in diretta, perché tutte da ieri mattina non sentivo una voce bassissima e non si vedeva niente, ho dovuto recuperare, adesso mi manca solo la terza di oggi. È bellissimo, a parte mi dispiace, ma è bellissimo quando mi dite devo recuperare la diretta, devo recuperare sette dirette. Sì, devo recuperare solo la terza di oggi. Un bacio, ciao. Un bacio a te, Rizzi. Ciao cara, ciao, un bacio a te. Non vedo l'ora di andarmi a mangiare il gelato con te. Ok, ci puoi contare. Bene, bene, bene. Ci sono altri interventi? Sì, ciao Valentina. Ciao Fede! Ciao ragazze. Provo a spiegarmi, anche perché sono appena entrato, quindi non so di cosa avete parlato, però volevo parlare di un'altra cosa per informarmi. Stamattina ho ascoltato il telegiornale, la radio, il telegiornale Rai, e parlavano del sussidio ai senza tetto. Allora dicevano che adesso il governo ha stanziato 1 milione di euro per i senza tetto e che, come Costituzione dice, poi aprono parentesi e dicono sì, perché la cosa non è fattibile perché non hanno il codice fiscale, no, hanno il codice fiscale ma non hanno una residenza fissa, e per questo c'è una discussione parlamentare se togliere o no questo eventuale sussidio che hanno dato ai senza tetto. E là mi sono messo a ridere, ho detto guarda come giocano con le cose, con i fatti, prima dicono una cosa, poi la dicono la controversia e fanno capire che questo governo ha dato il sussidio di 1 milione di euro come se li avessero regalati loro e si fossero regalati proprio questo fatto qua. Ecco tutto quanto. Ma soprattutto Fede, ti ringrazio tantissimo perché è un'esperienza, è una prova, è una testimonianza importantissima, ma soprattutto oserei dire il messaggio principale, perché magari vagamente da qualche parte è arrivato che la residenza non è un obbligo,
si fa credere che la residenza è obbligatoria, perché altrimenti non prendi nemmeno i box. Questo è il messaggio che deve arrivare. Esattamente, esattamente proprio. Allora, se non ci sono altri interventi, io vado a leggere. Ma gli addetti al lavoro. Gli addetti al lavoro possono fermarsi in una gelateria e intanto che lavorano, comprare e dopo andare in un altro bar, bere un caffettino, dopo rientrare. Non so, giusto per... Assolutamente no. Gli addetti ai lavori non possono fare se non la pausa di 10 minuti e deve essere in una condizione in sicurezza. Comunque devono rimanere vigili e non possono assolutamente fumare in servizio, e tutti lo fanno, e non possono assolutamente in continuazione fermarsi ai bar. Però io credo che questo sia perché stanno facendo indagine. Sei un complottista, Riccardo, perché in realtà dietro quei caffè c'è un'indagine in corso. Rilevazione di dati, informazioni. Certo, certo, tu non capisci queste strategie. Devi ripetere, Riccardo, devi ripetere, non hai capito. Non mi devi illuminare a me, ora devo leggere. Illumino la sorella. Una di qua e una di là, bellissima sta cosa. Illumina il labello. Allora, ma non è importante che vedano me. Sono nebbiati gli occhi. Allora, Sabrina, ascolta. È certo, è dedicata a te. Guarda, qui c'è scritto Sabrina, vigile. Male così. Ah? C'è scritto Sabrina Vigile. Dopo vi faccio vedere le condizioni nelle quali studiamo. Prima, durante e dopo. No, domani ci rimettiamo di nuovo sul marciapiede. Non abbattere. Cerchiamo di non confondere. Sul marciapiede non... Comunque comunicarlo. Cosa? Abbattere, infatti. Non c'è nemmeno bisogno di comunicarlo se lo fai in casa, se lo fai fuori sì. E quindi comunichiamo volendo anche. Io ve lo dico, solo quella di lusso faccio. Ora stiamo prendendo una brutta piega, io ve lo dico, ritorniamo in noi per favore. Contenimento. Allora, dicevo. Va bene. Allora domani si va a comprare le candele e la maglietta. Il pennarello rosso ce l'abbiamo, vi stiamo già svelando qualcosa. Vai col dito. Diciamo che... E allora! Baller! Diciamo che cambieremo la nostra divisa in merito a... Punto. Vigile. Mi piace. Punto e vigile. Cosa dico? Punto e vigile. Poi vedrete. Ne vedrete delle belle ancora. Poi se le volete venire a vedere dal vivo, le belle sarebbe anche meglio. E c'è una voce che ha detto... Anche meglio. Capito? E non era una voce di un vecchio, quindi so e se... E nemmeno di una donna. Quindi se non è un vecchio e non è una donna, vi è stato esortato da le nuove leve.
Ah, che bello. Che bella settimana che sta per arrivare. Vigile Sabrina, c'è scritto. Permesso. Avanti. Che veglia, capito? La Sabrina. Accorto la Sabrina. chi fa parte di determinati corpi di guardie? Vigile urbano. Dopo però, cioè è dopo, non è che siete i primi, capito? In testa non c'è vigile uguale vigile urbano, no, vigile c'è chi veglia, cioè tutto il contrario di quello che fate voi, capito? Cioè, è paradossale questa condizione, però è il contrario di quello che producete voi. E quando la aggiorneranno ci sarà anche la vigile attesa. Infatti questo è degli anni 30, quindi dopo. Degli anni 2000. Esatto. Guardia che vigila sull'applicazione dei regolamenti di polizia urbana. Infatti sono regolamenti vostri, non è legge. Mi è chiaro che anche negli anni 30 ve lo dicevano. Dal latino vigilis, derivazione di vigere, avere vigore. Avere vigore. Ti piace questa? Avere vigore. Bellissimo. Bene. Amen, andate in pace. Ti vuoi tornare nelle tenebre o un viaggero? Nelle tenebre. No, tanto posso pure mettere qui giù. Cioè, mi ha bisogno. Bene. Allora. Teoricamente, tecnicamente, bello nelle tenebre così, teoricamente, tecnicamente, noi avremmo esaminato, aspettate che guardo, sì, tutto quello che c'era da esaminare. E, abbiamo anche detto che siamo su una corrente elettrica di 220 come i giorni che ad oggi abbiamo trascorso in presidio, così la corrente elettrica sotto la quale siamo anche un po' di più. E nonostante questo non stiamo morendo, anzi ci stiamo caricando, quindi c'è chi fa male stare sotto la corrente elettrica e chi invece carica ancora di più. Siamo tipo con le dita nelle prese noi in questo momento. Bene, noi ci accingeremmo ad andare quasi quasi perché avremmo da fare delle cose. Il buio scende, la notte cala e quindi i lupi passano senza Cicchetto, qui siamo così senza Cicchetto, è meglio che lo sapete. E, che cosa? Pezza con! E, pensiamo se rivederci stasera, non lo so. No, sì. Ah, no. Era un no o era o? Oh. I bambini fanno ah, con la no. Con la n. Ah, o oh, come soddisfazione. O oh, come stupore che... Perché lei legge il contrario, on. Ah, ma on che nel senso, sì, facciamola, nel senso non la facciamo. Valuteremo. Allora, le sorelle hanno detto valuteremo. Quindi ci sono tante dirette oggi da dove studiare. Anche sono piene zeppe pregne di informazioni, quindi io credo che per oggi possa anche bastare. E, quindi vediamo, chi lo sa, valutiamo, può darsi sì, può darsi no, in base a ciclo. Detto questo detto, alla prossima. Ciao a tutte.
Ma dillo tu, apri. Aspettate che vi dicono una cosa. Ma ripeteteglielo, se gliel'avete detto, non lo dite a me, ditelo a loro. Ditelo tutti insieme, vai. Venite qua. Cicchetto, gelateria, caffettino, tutto c'è qui. Vivere. Buio, umido. Riscaldamento della macchina, 220 volt. C'è tutto. Tutto, qui c'è tutto. Pacchetto completo. Io scoppio delle lingue. Esplosioni in bocca. Esplosioni. Ci sono le migliori che ci aiutano. Va bene. Alla prossima, grazie a tutti. Ciao Vanessa. Ciao. Ma non c'è